con Annalisa di Anticordone, una delle anime di Ugo, che è al volume Ciao Federico. 15. Ciao, ben trovata, come Ciao. va? Tutto Bene, grazie. Tu tutto bene? bene. Siamo qui per presentare il volume 15 a Roma, al Monk, sabato 11 gennaio 2020. Raccontiamo a chi non conoscesse cos'è Ugo. Allora, intanto ci tengo a dire che la nostra entrata al Monk, la prima serata del 2020, quindi Ugo torna a casa, ci piace dire, torna all'ovile. Per chi non lo sapesse, Ugo è una formula, è una sorta di kermesse. Noi siamo un collettivo di autrici e attrici fondato da me, Annalisa di Anticordone, Cristiana Vaccaro, Cristina Pellegrino, Paola Michelini, Arianna Dell'Arti e Francesca Stasch, con la collaborazione di Betta Cianchini. È nato a Radio Rock 2 anni fa, l'anno scorso siamo stati in residenza al Monk e quest'anno torniamo al Monk. La formula, come ti dico, è una serata di kermesse, di satira, di stand-up, dove si alternano pezzi di attrici, autrici, performer completamente diversi, con formule, diciamo, brillanti comiche completamente diverse e con anche degli interventi musicali. Che questa sera, per esempio, abbiamo una cantatrice che si chiama Ilaria Graziano per la prima volta con noi. Poi tutte più o meno dentro i 10 minuti. Noi sì, la durata di un pezzo, un po' come quando ti servono la carbonara al ristorante, se è eccessivo, no, cioè ci deve essere il giusto dosaggio, l'abbiamo sempre considerata tra i 5 e gli 8 minuti, massimo 10 minuti, perché siamo tante, tutte con una voglia di esprimerci e per lasciare comunque un senso non totale di sazietà nello spettatore, ecco, gli venga la voglia poi di tornare la prossima volta. Per quanto riguarda l'evoluzione, che ti sembra? Come sta andando, Ugo? Ha un andamento molto particolare, sicuramente non è qualcosa di già visto anche per noi. E sta andando bene, cioè vengono tante persone, ci chiedono di farlo. Siamo forse, diciamo, più su una deriva brillante comico che forse non era neanche quello che noi inizialmente avremmo voluto fare, però invece ha preso un po' queste sembianze. E abbiamo fatto una serata all'Alcazar che è stata un trionfo, è stato come risposta di pubblico, quindi per adesso va bene, sta andando bene, noi siamo contente. Poi riprendiamo anche noi delle date fuori, per adesso abbiamo la prossima settimana una data a Torino in una rassegna teatrale, poi dovremmo andare a Milano, insomma, quindi faremo anche i nostri mini Ugo on the road. Il Monk torna comunque ad essere la residenza. Sì, torna ad essere la residenza, ci tengo a dire a chi ascolta che quest'anno non c'è la tessera ARCI, che l'anno scorso si creavano un po' di problemi perché comunque andava fatta il tesseramento prima della serata, ma molto prima, online, e poi si ritirava al botteghino. Oggi non c'è la tessera, quindi è più agile l'entrata. Sì, torna ad essere la nostra residenza. Ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più? Alle 21:03 al Monk in via Giuseppe Mirri, ti dico il cast della serata che è un bellissimo cast: Nicole Balassoni, Ilaria Graziano per appunto come cantautrice, Cristina Chinaglia, Cristina Pellegrino, Arianna Dell'Arti, Daniela Delle Foglie, Camber Barbieri, Martina Catuzzi, Bada Perna e io Annalisa di Anticordone. Sono una serata bella corposa, sempre con la collaborazione di Cristiana Vaccaro che stasera non c'è qui fisicamente e di Paola Michelini che anche non si esibirà ma sarà con noi. Noi Avete la pagina Facebook poi? abbiamo sempre la pagina Facebook, quindi metteteci un like che deve crescere, abbiamo la pagina Instagram. E Sì. allora ricordiamo l'appuntamento con Ugo, volume 15 a Roma, al Monk, sabato 11 Siamo gennaio. arrivati al volume 15, capito? Sabato 11 gennaio 2020, un saluto e un ringraziamento ad Annalisa di Anticordone. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie Federico, sei tutto un amore, grazie, 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 grazie il lupo. Ciao, a prestissimo.